cambio location ancora una volta, così non capite niente. Siamo qui allora, continuiamo la nostra avventura con la nostra cara Lara Croft, sottiletta Croft perché non la conoscesse. Ogni volta li stupiamo con nuove location. Sì, ogni volta. La prossima volta li chiamo dalla Casa Bianca. Cambiamo location. Una sorta dal bagno, così uno ho paura, me la faccio sotto. Vabbè, c'è problema. E così qua. Ripartiamo dalla giungla. Guardate i nostri video. Come sempre, ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina. Sempre aggiornati, non mi fate arrabbiare, mi raccomando. E lasciamo qui in alto la playlist di Tomb Raider Definitive Edition. Qui in alto, cliccate adesso, qui, così compare. Guardate i video di questo signore, ve lo ricordo, il link del suo canale lo trovate in descrizione sotto questo video. Mi raccomando, seguiteci, supportateci, perché ci sentiamo soli. Noi siamo persone socievoli, voi. Vabbè, ci accontentiamo di qualche visualizzazione. Se potete mettere anche un like, mettete un like, commentate, ragazzi, fatevi sentire, ragazzi e ragazze. Ecco, stiamo aspettando che miscelazione delle erbe. Tieni premuto che cosa era prima di miscelazione delle erbe. Questa è una cosa. Ci sono un sacco di nuove modalità che non avevamo visto. Vedremo adesso, vediamo cosa succede. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, dove siamo? Noi eravamo qua. Perché ci ha fatto tornare qua? Vabbè, siamo qua. Dobbiamo tornare. Sì, abbiamo finito con la tomba. Ti ricordi? Sì, abbiamo finito con la tomba. Ma eravamo tornati al coso. Ripostiglio, stavo dicendo, all'accampamento. Perché si vede che salva automaticamente ogni tot. Ma mi devi far tornare a casa mia, non a casa degli altri. Comunque, va bene. Proseguiamo. Dobbiamo infilarci di nuovo qua sotto, come l'altra volta. Avete visto cosa è successo? Siamo stati attaccati dalla fauna locale. Attenzione agli animali qua. Dalla fauna locale. Avete visto il giaguaro, è morta la signora giaguaro, il marito si è portato via la moglie. Non sappiamo se era chi era dei due, il maschio e la femmina, però sicuramente erano marito e moglie. Eccoci qua. Siamo tornati. Un altro di quegli altari magici. Un coniglio! E cosa? Ho visto. Un vecchio accampamento distrutto. Dobbiamo continuare. D'accordo. Dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dritto, di qua. Ecco qua il nostro caro Jonah, Kevin Prince. No, meglio, dovrebbe esserci una città d'oro segreta. Vai tu. La cercano tutti gli avventurieri del mondo. Ma le note al riguardo finiscono. Ok, per ricordare velocemente, si staranno chiedendo qual è il nostro obiettivo. Adesso abbiamo ritrovato il nostro amico Jonas, e quindi chi dobbiamo seguire? Dobbiamo seguire la mappa. John, dammi una mano. Dammi una mano. Con sto pugnale della maledizione. Ricordiamo che abbiamo attivato una maledizione. Abbiamo praticamente sollevato il vaso di Pandora. Poi raccogliendo questo pugnale. C'è una maledizione che incombe su di noi. Vediamo come fare. Lui sta facendo. Ancora! Basta questi giaguari! Ancora! Ti sta incabrettando! E questo non fa niente per me! Ti sta mangiando! Deficiente! Con la spara, fai qualcosa! No, ma sei utile come non soccorso! Ecco, devo sparare. E non è morto, ho sparato un lacrimone. Ce ne sono due, lì. Oh, aiuto! Lasciateci fare! Mamma mia, sti giaguari! Oh, è ancora l'altra puntata che... Aiuto! Aiuto, mamma! Basta! Calmati! E non muore! E quello ancora lì, non è che viene ad aiutarmi, eh? Quanto sei? Dov'è? Dov'è che non la vedo più? Senti, passa, non lo vedo. Perfetto, quindi crei. Basta stare. Aia! Quello di tu. Aiuto! Ma non puoi venire, troppo alto. Ah! Non puoi arrivare qua. Aspetta che mi vedi. Dov'è? Ma quello lì veramente è rimasto lì. È rimasto lì, c'è niente. Siamo partiti subito col botto. Vabbè, lui vuole fare solo il fuoco, lui aspetta che noi ammazziamo il giaguaro, lo prende e fa il piatto. Che animali, ma perché ci sono sempre le scimmie che fanno gli altri per il fuoco? Basta! E non muore, eh? Basta! Ti pare che viene fuori ad aiutarci quello? O 19 frecce? Potrebbero dare una mano queste scimmie invece. No, le scimmie sono là qua, sono no, qua per andare tranquille. Ho le frecce incendiarie. Non sparare le scimmie, prendi il punto.
possibile che ti lo metti in testa questo qua? Non si fa niente. Com'è possibile? Ti sei arrabbiato per la moglie? È finito le frecce, mi sa. No, no, ce l'ho, ce l'ho. Ti sei arrabbiato per tua moglie? A me dispiace ammazzare gli animali. No, ma dici che è lo stesso della prima, dell'altra sì, puntata? Secondo me sì. Io sono venuto fino a qui. Basta! Io non lo voglio uccidere, mi fa pena, mi dispiace. Noi siamo lì, ma caccialo che fa lì paura di se ne va. E che fa? E non se ne va! Siamo partiti subito col boss. Con questo giaguaro. Oh, grande, ecco, piace. A me pure piace, però. 10 frecce gli ho fatto. Ancora continuo. 15 frecce. Mi dispiace. Povero gattino, amico. È ancora vivo, non è morto. Vabbè. Quel pirla è rimasto là dentro comunque. Dove sei? Se n'è andato. Istinto di sopravvivenza. Bravi, avete rimasto. Ma sto deficiente. Ma guarda. Non gli sparo a lui, posso sparare a lui. Gli do una freccia a lui. Penso che ci sia un gioco. Prova però. Promise. Sai che finisce il gioco. Missione fallita, no? Ma dei brutti tagli. Che brutti tagli. È stato il colpo di grazia. Che sta facendo? Meglio accamparci qui. È meglio accamparci qui. Ho fatto 2 metri. Meglio accamparci qui. Che fa? Lo sta scucendo. Ah, gli serve la pelliccia. No, per mangiarlo. Sì, comunque mi sa che era il ghepardo della prima volta. L'hanno superato, l'ha spogliato e se lo mangia. Lui te l'ho detto, lui era pronto a fare il piatto. Non voleva. Sì. Lui è un cuoco. Sì. Sì, ma non ci ha salvato Marco la vita. Sospettabile cuoco. Siamo quasi morti. Guarda lì, ci ha squartato, ci ha aperto tutta la schiena. Sta sotto specie di... Fammi dare un'occhiata. Sempre, se ne approfitta. Ricorderete che nella prima Definitive Edition lui era molto più grosso, adesso si è messo in forma Boateng. Boateng, sì. Che fa? Vediamo? Che fa? Fa male. Cosa fa? Sta curando. Sai, con tutto quello che ci è capitato di recente... Ho iniziato a pensare a mio fratello. Ho sempre provato a proteggerlo. Quindi? Da mio padre. Da se stesso. Filosofia morte. Ma l'ho perso. L'ha perso tuo padre. Hai fatto tutto ciò che potevi. Non mi pare. Se fossi stato al posto giusto, al momento giusto, lui sarebbe ancora qui. Però stavamo morendo anche noi, papà. Se solo fossi stato un po' più attento. Non è rimasto di dietro, ci gli è caduta la sbarra davanti, no? Sì, ma è una scusa, ti poteva passare lo stesso. Però potevamo uscire prima lui. Invece ci siamo fatti quasi scannare dal cavolo di ghepardo. Che non è colpa del ghepardo, è colpa sua. Grazie. Della ghepardo, come si chiama? No, non è un ghepardo. Giaguaro. Sì, giaguaro. È un ghepardo in realtà. Loro lo chiamano giaguaro nel gioco, ma secondo me è un ghepardo. Il giapardo. Era un giapardo. Vediamo un po'. I miei genitori. Sì. Mi mancano molto. Momento. Ho sognato mia madre di recente. Davvero? Mm-hmm. Che ti ha detto? Era così chiaro. Poi? Quando ero piccola, mio padre mi teneva nascoste alcune cose. Tipo? Il dottor Crane. Aveva segreti. Dottor Crane. Su di lei soprattutto. E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire dopo che morì. Ecco. Non mi ha mai impedito di cercare risposta, però. Anche se ho ancora così tante domande. No, vediamo. Ha creato tanti misteri quanti ne ha risolti. Dominguez ha detto che avrebbe usato lo scrigno d'argento di Ischel per ricreare il mondo. Sì. Se tu avessi quel potere, cosa faresti? Niente. Niente, come ha fatto. Andrei nel parco. Sarebbe là dietro ad aspettare la cena. Non torneresti a quando tuo fratello era vivo e stare ancora con lui? Ah, fratello, è un prince junior. Senior, che è Giulio, che è un prince junior. Perdere tutto il resto. Non potrei. Non potrei. Mi piace questo mondo, non è
non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. A me sono tristi. Ma sai che è successo? Secondo me suo fratello l'ha mangiato. So che cosa? Si è mangiato due fratelli. Abbiamo dialoghi profondi in questa parte. Vabbè, lei si è spogliata. Ha spogliato il. Si è fatta la pelliccia, vedi? Mentre il mondo è intanto in difficoltà in queste giungle, loro se la passano. Beh, noi siamo quasi morti. Noi siamo morti quasi 100.000 volte. Con questi. Io lo sapevo che sarebbe tornato sul mio guardo. Bello, questo l'effetto lunare. Bello. L'effetto della sera, una roba incredibile. Sapevo che sarebbero tornati a tormentarci. Cos'è sta cosa? Una mappa. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re in astuzia, raggiungere la tomba proibita e risolvere il mistero della regina bianca. Sì. È Lara piccola. Il percorso sarà irto di ostacoli. C'è solo lei. E lei? Ci sta. L'esploratrice. Sta facendo i compiti con le mani. Li sto cominciando! Come no? Mamma mia che regge, ragazzi. Ma scusa, devo muovermi io. Oddio, sono mini Lara. Siamo presi un bellissimo flashback. Bellissimo flashback. Cioè dimmi se non sembra vera sta residenza. Cosa posso fare? Oddio, guarda! Guarda! Cosa c'è? Incredibile sta cosa. Scavola di. Una pedina da gioco. Che c'è? Cos'è? Aiata! No, non è aiata. E qua vediamo, siamo in una residenza incredibile. Potrebbe centrare una mosca da un carro in corsa. Siamo a casa Croft. Ma io so che roba. Cos'è questo? Veramente sono. Oggetti da lancio, dove lo lancio? Ok. Casa Croft, guarda qua che roba. Ma qual è l'obiettivo? È l'obiettivo, eh? La regina bianca. Perduta, ma mai dimenticata. L'obiettivo è andare in giro a esplorare Casa Croft. Un altro oggetto da lanciare. Qua c'è una specie di palla. Ma questo è da lanciare. Gli scavi sveleranno presto i segreti di questo luogo. Ma c'è un'esploratrice anche da bambino. Capito? Hai capito? Viveva lì però, guarda che roba. Sì. Ma c'è uno scivolo. Aia, oh! Sto calando. Qua dentro ci può dire un 100 cade. Persone. Cade, guarda. Vabbè, ma io devo fare i compiti. Coniglio, coniglio! È una regia. Lettera di Winston. Una lettera di Winston a parola. Poi? Winston Churchill. Non lo so. Si entra nella qua. Sì. Ancora lo stesso stile di Fontana, vediamo se sì, lo stile di Fontana. Com'è che diceva papà? I garofani spuntarono lì, dove caddero le lacrime della Vergine Maria. Sì, ma devo esplorare, ma questo che dobbiamo fare poi? Ci sarà qualcos'altro da fare? Cioè, del perché qua? Molto tenuto bene il giardino. Complimenti al giardino di Casa Croft. Giardino di Casa Croft. Al giardiniere, cioè, anche veramente. Bellissimo quello bello. Sei sul tavolo. Però non c'è nessuno. Rompere le cose. Sono lei. Non so se sei sul tavolo e rovesciare tutte le tazze. Guarda. Sì. Le tazze. Non c'è niente. Però. Puoi bere quelle bevande? No, quello no. Ma c'è qua sopra. Beh, parlando di bere, qua. Ah, sì, proviamo. La bevanda migliore non la beviamo. Questo lo fa da sempre, vedi? Da quando era piccola? Da quando era piccola da anni. La nostra eroina scorge qualcosa nel nido del corpo. Oh, questo lo lancio perché. Vai, c'è pure la barca dentro casa. Vabbè, era bambina, sta giocando, giustamente. Però, cioè, guardate che bello. Potete notare, ha avuto un'infanzia felice. Però quello che mi chiedo è cosa dobbiamo fare? Quello che mi chiedo? Io sono un grande fan poi dei cancelli fatti bene. Valente cavaliere, vittima dell'anatema del re, condannato in eterno a respingere gli estranei dalla tomba proibita. Parla del cancello. Qual è il nostro obiettivo, scusami? Questa è una cosa che abbiamo trovato adesso. A me la mappa volevo vedere. Forse l'obiettivo è girare qua dentro. Ci sarà un...
Questa puntata è un po' particolare. Croft è entrata in un sepolcro rimasto segreto per millenni. Madonna, però sto coso, non per dire. Ma posso lanciare dentro casa? Vediamo cosa succede. Opla! No, non lo faccio. Si riprova, aspetta. Posso rompere una finestra? Vediamo che succede se glielo lancio dentro casa. Abbiamo esplorato quasi tutto. Mentre dobbiamo esplorare questa modalità di fatto. Che dobbiamo fare? È tutto molto bello, non ci possiamo lamentare. Ma siamo già andati, abbiamo visto. Ma qual è l'obiettivo? Penso sia girare e scoprire tutto quello che c'è fino a quando non cambia l'inquadratura, non arriva il padre. Ma ti compri! Forse devi girare le frecce, vedi che si allenava anche da bambina con le frecce. C'è qualcosa qua. Hai capito? Volete diventare come Lara Croft, dovete avere uno di questi e metterlo su un albero. Questo è il suo segreto, vedi? Questo è il suo segreto. Allora faccia pure picnic, le cose. Che? Si muovono. Che c'è qua? È un animale. È un coniglio. Si muovono le foglie da sole. Ballano, vedo. Ma il giardiniere chi è? Per curiosità, perché è bravo. Lo incontreremo. Magari scopriamo anche la Dominguez. No, la Dominguez è già finita. Ma anche l'arredatore, tutto. Tutto bello, sì, però che dobbiamo. Siamo un pochino bloccati. Sembra una delle statuette di quel gioco che piaceva tanto a mamma e papà. Ma che ci fa qui nell'area giochi? Niente, stiamo esplorando. Lei da piccola mi esplora. Però non ho capito il senso di questa cosa. C'è qualcos'altro. Voglio trovare un senso a sto livello. Se sto livello. No, un senso non ce l'ho. Può perdere altro tempo. Perdere altro tempo, ma io voglio fare qualcosa. Che dobbiamo fare? Questo è mi chiedo io. Tu devi continuare a girare, non chiedere. Devo chiedere. Devi solo trovare. L'ingresso di questa casa. L'ingresso, sì. Devo entrare in casa. Non devi entrare o devi incontrare qualcuno fuori? Non ne ho idea. Aprite! Lei può solo saltare. Ma scusa, è imprigionata nel suo giardino, cioè non è una. C'ha la vista già. Corre! Boh. Ma che. 57%, vedi? Sta continuando ad aggiornarsi. Prima era 42. Quindi stai andando avanti senza saperlo, vedi? Sì, però non so dove sono gli altri punti che dobbiamo vedere. Questo è il problema. Qua sono andato. Qua. Ho capito una cosa. Qua è un problemino. Un problemuccio. È un problemuccio. Qua siamo entrati, forse no. Sì, il soldato l'hai visto? Sì. I libri accatastati. Sì, non mi fa. Cos'è? Una lettiera per gatti? Cos'è? Croft deve sbrigarsi se vuole trovare il tesoro. Allora, stiamo cercando un tesoro, sì, ma dov'è? Croft deve sbrigare a casa tua, tu lo sai dove sei, noi non lo sappiamo. Ma che c'è questa? Non lo so, le tira. Aspetta, il gatto qua. No, questo l'avevo già visto, sì. Corri! Non potete vedere, anche in un giardino così bello uno rischia di annoiarsi. Questa è una prova di. Ok, perché aiuto! Non serve un giardino. Non si può salire. Ai. Non si può salire. Ma fa muore, no, non muore. No, siamo vivi nel futuro, non può morire. Dice di cercare il tesoro. C'è qualcosa. Al re non piacciono molto gli intrusi. Cosa c'è? Ha parlato di qualcosa di fresco. Si apre, no? No? Io sto cercando di interagire con le strade del castello sono ben difese. È stato saggio evitare quella principale. Vabbè, fa finta forse che sia un castello. Forse devi dominare le statue. Statue è L50. Era Croft. Croft. Sì. La villa Croft. Qua cosa c'è? Penso alle sterpaglie. C'è qualcosa qua? Si può interagire. Vabbè, no? Il coniglio. Devo mangiarmi un coniglio, che devo fare? Una carriola. Devo carriare qualcuno con la carriola. Non c'è nient'altro. Ragazzi, ce ne va un video così, praticamente.
deve esserci qualcosa da qualche parte. C'è un mistero da risolvere. Tu non vedi. Sono infilato nelle erbacce. Ho capito, guarda. Non finisce mai sta casa. Prova a fare sopravvivenza. Prova, non indica niente. No, è impossibile. Deve indicarti qualcosa, no? La mappa l'hai provata? La mappa no, non me la fa vedere la mappa. Mi fa 57%. Ma vedi che hai una parte col bicchiere manufatti, forse puoi scorrere da. No, non mi fa salire, sì. Prova L1, R1. Niente? No. Non puoi niente. Niente, dobbiamo mettere ancora con la bicchiere. Ci sembrava strano che ci fosse una mappa che ti consigliasse, ma dobbiamo fare tutto noi qua. Devo fare tutto noi, sì. Dice non troveremo, dobbiamo sbrigarci, se no non troveremo mai il tesoro. Vabbè ragazzi, male che vada, anche se non andiamo avanti, non vi preoccupate, c'è uno scivolo, c'è la facciamo giocare, la facciamo divertire. E non sa noi la bambina qua. La Minecraft. Minecraft. Sta giona che sta facendo questo momento. Bello, c'è pure le denti, guarda che bello, hanno pure sì. Le reti quelle lì per. Il pavimento sta crollando! Lara precipita nel buio! Quando praticamente sta facendo quello che facciamo noi. Già da piccola era proiettata a questo mondo, vedi? Già da piccola era proiettata a questo mondo. Ma non ci siamo andati, no. Non siamo andati. Cioè, una casa così. L'avevano messa in un giardino così, così sapevano quando sarebbe uscita. Ah, è là il tesoro, vedi dov'è? Come si sale là sopra? È vero, c'è un tesoro. C'è un frazziere là. Ma come si sale là? Questo è il problema. Ci avevo una nave nel giardino. Questo serve in gira, non fa niente. Cioè, questa è solo una parte della casa. E la parte dei giochi. La residenza Croft è oltre, vedi? Che c'è anche. Sì, la residenza Croft è oltre. Ma qua sopra c'è un forziere. Come si sale qua? Qua sopra come si passa lì? Oh, c'è un modo per salire qua sopra. La guardia reale passerà presto di ronda. Lo so, ma dobbiamo capire come funziona. Sull'albero siamo saliti, siamo saliti sull'albero. È qualcosa che ci impedisce di andare avanti. Io l'ho visto dove il forziere. Allora, prima eravamo bloccati, ora abbiamo capito dove è. Abbiamo capito. Il problema è che non riesco ad arrivare lì sopra. C'è una fune qua. Ci sono arrivato, mi fa andare lì. Però poi dopo questo punto starà già cercando. Chi? Starà già cercando. Vabbè, comunque intanto stai acquisendo esperienza con camminare sui codi, quindi stai imparando come. Sì, però vorrei fare qualcos'altro. Ah, ho capito! Forse dobbiamo tirare qualcosa e far cadere il baule da sopra. Questo coso qui. Questo che sono sti cosi qua hanno un senso. Forse dobbiamo. La tomba proibita mi chiama. La tomba proibita? Mi chiama. Mi chiama. Ti chiamo, però. Così corre, guarda, perché così corre più veloce. Come fai? Mentre corri per schiacci la levetta sinistra. Ah, ma lo sa anche nel gioco normale? Penso di sì, non lo sapevamo, l'ho scoperto adesso. Una buona scoperta. Sta facendo bene i compiti, devo dire. Aspetta, facciamo una cosa. Questa la lanciamo lì. Perché non me la fa portare. Poi ci andiamo e la riprendiamo. Ecco qua. Vediamo se ho ragione io. Vedi? Sì. No. Però è arrivata comunque. Devo fare di meglio, hai sentito? Allora è giusto il meccanismo. È giusto il meccanismo. Ha detto devo fare di meglio? Sì, devo fare di meglio. Però se l'hai capito, non era scontato. Capito. Questo è il meccanismo, mi sa. Giusto? Forse da qua. Vabbè, tanto mi serviva per tirarlo là sopra. Allora le prendo tutte, mi sono più tentativo. Mi sa che era questo lo scopo. Tirali tutte su, così non devi ogni volta scendere. Mi sa che era questo lo scopo, eh. Ragazzi, se anche voi siete arrivati qua. Due, ce n'erano altre in giro, mi pare. Non riesci a tirarle tutte? Sto cercando le altre dove l'ho messa, perché non lo so. Qua c'è un'altra, era quella che avevo tirato contro la finestra. Un mini rebus. È un mini rebus, infatti. Rebus nel rebus. E sono tre. Poi ce ne sono altre? Rebus e Rebus. Ma che non ce ne sono. Ah, qua c'è un'altra. Ferma! Dov'è? Qua. È invisibile. E sono quattro. Mi sa che non c'è più. Io mi ricordavo solo queste quattro. Vediamo se adesso ce la facciamo.
Comunque era quello il tesoro, l'ho trovato, l'ho visto? Sembrava una stupidaggine. Ok. Posso fare di me. Vedi che si evidenzia quando li ho di lì. No. Non succede niente. Non succede niente. Ce n'è un'altra là sopra, vedi dov'è? Ce n'è un'altra. Oh! Si muove! Ah, il peso! Devi tirare il peso! Devi farlo scendere! Certo! Dai, busto di sotto allora! Ah dai, era una stupidità! Pazzesco! Chi l'avrebbe mai detto? Però lei capito, abbiamo capito! Abbiamo capito! Non era semplice! Oh! E adesso? Ragazzi, Rebus risolto, siamo troppo bravi. Siamo troppo bravi, eh? Niente da fare. C'è un altro Rebus, però. C'è una foto. Ah, i genitori, i signori Croft. Abbiamo percorso l'Elmemsha. Non ricordo molto, a parte il fatto che il mercato aveva un odore molto intenso di spezie. Mamma sembra così felice. E anche papà. Questi sono i signori Croft. Bravi signori. Anche la signora Croft, però. Bella signora, bella donna. Quindi, abbiamo risolto. Quindi adesso che cosa si fa? Che dobbiamo fare adesso? Penso sia finito. Il tesoro l'abbiamo trovato. Ora che dobbiamo fare? Finito. Dobbiamo andare a fare i compiti. Possiamo andarcene? Vediamo? No. Non possiamo fare niente. Era quello l'obiettivo. Ma com'è corre? Non si stacca mai. Che dobbiamo fare adesso? Scusate. Abbiamo trovato tutto. No, 71%, manca altra roba. Ci sono ancora cose in giro. Mannaggia. A me era sembrato di aver trovato tutto, invece c'è ancora roba. È un pochino. Però si risolva presto, sennò diventa un po' seccante in questo modo. No, ma c'è adesso quello del tesoro, basta, l'hai preso. Ma là c'era scritto manufatti, era 71%, manca altra roba. Quindi hai altri tesori da scoprire. C'è altra roba da vedere, sì. Ma dove? Questa ancora? No, questa qua così a caso. No, guarda meglio. Bisogna interagire di nuovo con quella cosa, non penso. Veramente tutto è interagibile qua. Non interagire con tutto. Ma io sono andato ovunque. E qua ci sono cose da scuola. Qualsiasi cosa qua in c'è. No. Quei giochi. Ma c'era una scaletta. C'era una scala, ovviamente. Chi lo sapeva? Allora, guarda. Credo sei ricco, però. Vedi ste casse? Ste casse. Succede niente. Deve sbrigarsi se vuole trovare il tesoro. Abbiamo trovato adesso. Ancora ce n'è. Oh mamma. Fai start. Start. Mi dice allora, cosa c'è. Vediamo? Una mappa. La mappa che. La mappa. Siamo scelti. Ho impiegato 2 anni per comporre questa mappa, spendendo notti intere rinchiuse in polverose biblioteche tra pesanti tomi antichi. Quindi? Esplorando relitti privi di qualsivoglia tesoro e seguendo ogni possibile pista, non importa quanto flebile fosse. Se riuscirà a recuperare il tesoro, la nostra coraggiosa esploratrice darà prova di essere degna l'assistente di Lord Richard Croft. Allora, lì c'è scritto Treasure Room, la stanza del tesoro. C'è un pipistrello disegnato con una corona. Noi dobbiamo seguire tutto quelle all entrance. No, però aspetta, vedi dove è il disegno di Lara? Vedi che lei è lì. Questo è il giardino dove eravamo prima. Poi dobbiamo fare sto percorso. Questa è una fontana. E poi arrivare qua. Dobbiamo entrare qui, che non so dove però. Dobbiamo capire. Non capisco dove si entra lì. Neanche io. Treasure room. Forse dentro casa. La nostra riunione è aperta 2 anni. Allora. E questo è un rebus, ragazzi. È un vero rebus questo. Rebus, sta puntata è un pochino particolare. Vuoi diventare l'assistente di Lord Richard Croft? Allora dobbiamo assolutamente trovare. Dobbiamo trovare. Se no non raggiungeremo mai Lord Richard. Allora, lì c'è la fontana. Fontana ne ho vista una io. Io ne ho vista una pure e basta. Non capisco. Scusate, non capisco lo sprite che.
Non capisco la foto di Lara, se è nel giardino dove siamo adesso, se no, mi sa che o è l'altro giardino. No, dove eravamo prima, dove siamo partiti. Un teschio l'hai visto? Quale teschio? No, è nel senso main gate, cancello principale. Ma vedi che c'è un teschio lì, l'hai visto su un'insegna? No. Secondo me bisogna fare... Però vedi, quella è la fontana, chiaramente. Cioè, chiaramente. E lei dice di passare dietro la fontana. Dietro la fontana. Poi c'è sto coso qui che non so che cos'è. Sembrano tipo... Andiamo vicino alla fontana, intanto. Fontana non c'è. E questa? Vediamo se con ancora un po' più di spazio digerisco meglio. Così. Questa è la fontana. Io questa fontana ho visto. Se intanto vuoi rinfrescarti le idee, con un po' di... Vabbè, dopo. Comunque ci arriveremo, con calma. Allora, io ho visto quella fontana. Qua è una questione di esprimersi le meningi. Non ci sono nemici, non ci sono giaguari. No, non c'è niente. Magari un giaguaro può entrare, però no, difficilmente in casa teniamo da giaguaro. Non c'è un giaguaro. Ma è strano. Noi c'è qualcosa... Ah! Cosa c'è qua? Non è niente che adesso. No, è un pochino strano. Ora voi non vedete niente perché io sto seguendo tutta la parte. Non saltava già la mia cosa, saltava bene. Allora, avete notato ragazzi comunque che non abbiamo avuto più Freeze. Abbiamo scoperto che avete visto che era colpa del gioco. Cos'è? Ah, Freeze, non ce l'abbiamo più. Ragazzi, Freeze risolti, siamo bravissimi. Abbiamo capito il problema e risolto brillantemente. Salto sui tavoli, il rovescio del cazzo. Però... Ah, ma cos'è questa cosa qui? Ragazzi, questa specie di cappello. Se non risolviamo Reboot non siamo degni di giocare a Tomb Raider. No, noi dobbiamo risolverlo. Siamo andati... È un Rebus... Questa specie di cappella non l'avevo notata io prima. Questa specie di... Vedi? Cosa c'è qui? Ci possiamo andare? Vedi che c'è un'altra specie di edificio qua. Lì dove è contenuto. Forse è qua. Ovviamente il tesoro. Non puoi saltare da qua. No. No, c'è qualcosa di strano. Questa piccolina. Se fosse l'ara adulta, probabilmente arrivava. Allora, riguardiamo un attimo la mappa, scusami. La nostra eroina ha impiegato 2 anni per comporre questo. Sì, però non... Spendendo notti intere rinchiuse in numerosi... Treasure Room. Io non vedo, non capisco quel testo. Vedi, c'è Christian Bale che ci aspetta alla fine. C'è Christian Bale, non l'avevo visto. No, sto cercando di capire... Cioè, l'obiettivo è Christian Bale, incredibile, ragazzi. Sto cercando di capire da dove si va. Esploratrice darà prova di essere degna di divenire l'assistente di Lord Richard Croft. Lord Richard Croft. Però, siccome è un disegno di una bambina... Allora, questo è il percorso. Le cose rosse sono il percorso, la strada che dobbiamo fare. Quindi non puoi passare direttamente dal giardino, devi prendere una via, vedi, devi andare a sinistra e poi a destra entrare. Ma non riesco a capire. Devi andare a sinistra prima e poi a destra. Ma a sinistra da dove? Da dove eravamo prima? Vedi che c'è quelli... Questi tre cosi cosa sono? Sono rampe, rampe di legno. Rampe? Da dove c'è? C'è un passaggio segreto, secondo me. Guarda, devi arrivare alla fontana, questo è chiaro. Ma la fontana era quella di prima. La fontana è laggiù. Questa è la casa, diciamo. Qua non si può passare. Cioè, no, da qua non puoi passare. Allora, sarà stupida questo la soluzione. Siamo noi che non la troviamo. Sicuramente è così. Sicuro. Da là sopra non puoi passare, aspetta. Vai, torna indietro. Guarda. Vai qua? A destra? No. Non mi fa passare. No? Sicuramente la soluzione è stupida e noi non ci arriviamo, perché è sempre così. La fontana, questa c'è. C'è solo una fontana, che è qua? Dov'è? Qua. Questa è la fontana. Secondo fai mappa ora che siamo alla fontana? Vediamo cosa c'è, non c'è nient'altro. Fontana. La nostra eroina ha impiegato 2 anni per comporre questa mappa, spendendo notti intere fontana. Su polverose biblioteche tra pesanti tomi antichi. Dice di passare dietro la fontana. Dietro la fontana. Però questa cosa non ho capito che fare. Non importa. Allora, main gate è cancello principale. La nostra coraggiosa esploratrice. Quindi bisogna... C'è un punto per uscire fuori. L'assistente di Lord Richard Croft. Main gate. Questo è il cancello principale. D'ingresso.
e accanto c'è una fontana, ma non è una fontana quella. Allora è questo, e accanto c'è un cancello vicino alla fontana, è questo il cancello principale, ma questo non mi sembra un cancello principale, quello di prima mi sembra un cancello principale. No, secondo me il main gate è questo, perché è al centro, vedi, al centro, se tu invece vai lì, vedi che qua è esattamente al centro della residenza. L'altro invece è un po'... La nostra eroina ha impiegato 2 anni per comporre questo... Guardando così, cioè, il cancello è... no. Guardando così, dove c'è... Guardando così a me sembra, ma non so sicuro. A me sembra che il main gate è quello dove siamo noi ora. Perché c'è anche la fontana, vedi che c'è, dove c'è il testo c'è un blu. Sì, però qua è fuori dalla proprietà. Quindi non è questa. Questa non è questa, no, questa non è la fontana, quella lì non è la fontana. No, mi sa che è l'altro il main gate, perché vedi che... Andiamo più veloce. Vedi che accanto all'ingresso principale c'era quella struttura che ti ho fatto vedere prima io, quella specie di... che è fuori dalla proprietà. Secondo me è quella. Che non è una fontana. Non è una fontana, esatto. È fuori dalla proprietà. Ok, abbiamo capito, esatto. Ma infatti quello che intendevo io, cioè il main gate, intendevo che questo non è il main gate. Questo è il main gate. Vediamo questa. Perché se tu vedi, accanto al main gate fuori c'è questo posto. Ah, sì, è vero. Ok, main gate, ok. Questa è la casa. Però vedi dove c'è quel teschio? Potrebbe essere dove c'è ora la fontana. Potrebbe essere. Perché vedi che è acqua. Però sotto il teschio, vedi che è acqua. Quindi dovresti andare dietro quella fontana lì. Secondo me è dall'altra parte della fontana. Cioè dovresti tornare dove eri prima, da qua non penso che puoi passare. Tranne che non c'è una via segreta. Secondo me c'è una via segreta da questa parte, non l'abbiamo vista. No, deve esserci una strada segreta da qualche parte per uscire. Prova a tornare da dove c'era il tesoro. Là sopra? Ah, forse ci dall'altro vediamo meglio. Magari intanto vediamo meglio, magari c'è da lì qualche. Andando lì troviamo una strada. Oh, non è semplice per niente, ragazzi. No, ma è piccola, ma gli sembra tutto più difficile anche a lei. Remus è più difficile perché lei è piccolina. Ma noi dico. Allora, qua abbiamo guardato, non c'è. Abbiamo risolto. Aspetta! Ok. Dobbiamo togliere il peso e salire sopra. Vuoi vedere che dobbiamo salire sopra? Vediamo. Ah, no, ma non mi fa salire. E poi togliere e buttare via tutte le cose? Dici? Ma non mi fa salire però. Non ti fa salire? No. No, non mi fa salire. È un bug? O... No, non mi fa proprio salire. No, mi sa che non è questo, non c'entra niente. No, vedi, non ti fa salire. No, non era così. No, ma devo salire, ma poi che senso ha? Quel timone cosa serve? Mi fa girare questa cosa, niente, per giocare. No, magari puoi saltare, da un certo punto se lo giri fino a quel punto magari trovi un punto dove saltare da qualche parte. Ma gira fuori. No, sta girando, guarda. No, ma è la telecamera che gira. Sicuro? Sì, vedi? Rimane fermo, è la telecamera. Ma deve avere un senso sta cosa. No, è per giocare, per guidare, per navigare. C'è, ragazzi, siamo un pochino bloccati qua. Non è per niente semplice. Prova di lì a destra. Di qua come devo andare. No? No. Ma è tutto chiuso. È un rebus. Beh, lo risolviamo. Lo risolviamo, certo. Allora, secondo me questo è il main gate. Dov'è? Questo. E a destra c'è il segno, pensavo fosse una fontana, invece quella cosa lì. Sia questa, aspetta, ve la facciamo vedere. La nostra eroina questa qua. 2 anni per comporre questa. Questo è il main gate, questa è la casa. E poi c'è sto percorso. Questo percorso. Esplorando reletti privi di qualsivoglia tesoro. Vedi che ci fa uscire fuori dalla proprietà? Sì, sì, a un certo punto esci praticamente. Non ho capito che sono sti tre cose. La nostra coraggiosa esploratrice darà prova di essere degna di divenire la. Non ho capito cosa sono sti tre cose. Ci fa uscire di qua. Finora non siamo degni di diventare. Bisogna passare dietro. Se non riusciamo a fare sto reboot, non siamo degni di essere assistenti. Ci sono tre cose disegnate che non ho capito che sono. Allora, lo risolviamo, dobbiamo solo pensare. Pensare. Ci fa andare fuori dalla proprietà, ci fa andare. Però qua c'ero già entrato. Non ci fa fare niente. Non ci fa interagire. Già me la mangio. Ma la mia mangio! Vedete, li fa lanciare fuori.
c'è qualcosa di strano che non devi inventare. Vedi però quando prendo sto coso fa PR, carica. E non mi servono sti cosi. Non so perché, ma... Vedi, guarda, ogni volta che lo prendo in mano, vedi che fa il salvataggio. Servono ancora sti cosi, non so per quale motivo. Sì, questi sono la... sono parte del rebus che cerchiamo di risolvere. No, non riusciamo a capire dove dobbiamo andare. Io speravo, la speranza era che potessimo togliere da lì i pesi ma, e salire, però non te lo fa fare. No, non me lo fa fare. No, non dire che devi colpire questi. Fantastico. Colpisci tutti i bersagli con una palla. Fantastico. Abbiamo trovato una nuova... Ma non è questa la soluzione. No, però ti sblocca, vedi che... Ora fai start, vedrai che sei più di quello che eri prima, le percentuali. Sì, infatti. Vedi ora? No, sei più 71. Forse è solo un allenamento. Vabbè, intanto facciamolo che... Intanto facciamolo che... Per meno lei si passa. È una talena rotta. 3 su 4. 3 su 4. E intanto si passa in tempo. E il quarto dov'è? Quarto? 1, 2, 3, io questo qua lo colpito. Dopo che questo che c'è qua. Guarda. Sì, perfetto. Mi ha dato più uno di una moneta del cavolo. No, sempre presentazione. Sì, ma che cosa concludiamo però? Potenzia le abilità nei campi base. Ah, punto abilità per il futuro, ma tanto. Sì, però. Ok, vedete che ci sono altre sfide che magari non vediamo, questi altaleni. Questi cosi servivano. Che devo fare? L'ho lanciato per rompere la roba. Siamo bloccati completamente. Siamo bloccati. Se lo lancio qua, rompo le tendiere. Devo scassare tutto. Sì, non lo so. Siamo bloccati. Lo lancio, rompo il cancello. Che ne so. Fateci uscire. È veramente difficile, ragazzi. Sta finendo tutto il... La nostra eroina ha impiegato 2 anni per comporre questa mappa. Allora, sarà talmente stupida l'inizio. Noi possiamo stare qua vent'anni. Esplorando le menti privi di qualsivoglia tesoro e seguendo ogni possibile. Non riesco a capire. Non importa quanto flebile fosse. Non riusciamo a capire, ragazzi. Secondo me c'è qualcosa in quella testa lì. Vedi che c'è scritto Gardind. Vuol dire che è controllato. Quindi se noi battiamo il tipo vicino alla cosa blu, che potrebbe essere vicino alla fontana, vedi che c'è un testo vicino al mare, al blu, quindi vicino all'acqua, potrebbe essere che vicino a quella sorgente d'acqua c'è un boss che se battiamo ci dà l'opportunità di uscire dalla residenza e di fare, perché vedi che dobbiamo uscire dalla residenza per fare per andare dove dobbiamo andare, per mettere le palle nell'acqua. Quindi ci deve essere un modo per attirare un boss qua vicino, che potrebbe essere qua o più avanti, non lo so. Un boss di che? Una bambina. C'è scritto Gardin? Gardin, punto interrogativo, dice non lo so se è sorvegliato. Abbiamo guardato bene dentro questo giardino, coperto? Sì, ho guardato. Niente. Fiori in basta, c'è nient'altro. La panchina? La panchina non mi basta dire, basta. Un bel rito questo, sembra facile. Sembra facile, no, non si capisce niente. Un bel rebus. Un bel rebus, sì. Ma... Questo non me lo fa aprire questo coso. Questo è un polizia. Ma non mi fa... No, non è interessante, no? Sì, però non cambia niente. Siamo bloccati, letteralmente, ragazzi. Con queste barbarie, cioè, uccidiamo i giaguari e non riusciamo... e non riusciamo ad andare avanti. Con questa barbaria di cose, cioè... Questo è il discorso, poi mi dà fastidio, c'è detto 71%, come se mancasse qualcosa. Sì, manca 29 punti. Ma che cosa? Abbiamo fatto tutto. C'è qualcosa che non vediamo. C'è qualcosa che non conosco. Questo non era semplice, per cui forse, io pensavo avessimo risolto. Invece no. Ma più in alto di qua? Più in alto c'è il palo. E non cambia niente. È caduto pure di sotto. Chi lo sa? Al di là gliela ancora. Il corpo, ogni volta che arrivo qua c'è un corpo. Poi giro sto coso, non mi fa salire. Hai provato da entrambe le direzioni? No, gira solo da un lato. Io premo quadrato e lei gira senza. Il padre non viene a chiederci, ma hai fatto i compiti, non è più. Fa
Fa pure c'è una scaletta, non lo sapevo. No, ragazzi, è complicato. Non si riesce, non riusciamo a capire dove dobbiamo andare. Siamo rimasti qua. Mistero della Regina Bianca. Vabbè, con calma, adesso ci pensiamo. Ma lei sa molto e continua a essere irremovibile. Voglio che a Lara venga risparmiata questa tragica afflizione, come l'hai detto. Esporla al ricordo Del fatto che è morta la mamma farà che aumentare il suo dolore. È meglio lasciarla vivere la sua infanzia senza sovraccaricarla. Ma chi sta parlando? Winston, se non la smetterai con questa condotta, non esiterò a porre fine al tuo impiego presso la tenuta Croft. È uno che lavora qui che gli parla della madre. Foto di famiglia, la statuetta, una lettera. Signore, comprendo che questi ultimi anni sono stati per lei decisamente ardui. Amelia manca tremendamente a tutti noi. La moglie di Lara. D'altro canto, temo che Lara abbia cominciato a dimenticare quel poco che sapeva di sua madre. Ed è terribile. So che non sono nella posizione per poter avanzare questo genere di proposte, ma ha mai ripreso in considerazione la possibilità di parlarle della madre? Credo che questo l'aiuterebbe a superare la sua tragica afflizione e vi farebbe avvicinare. Quindi questo è quello che dice lui. Poi il padre risponde: ah no, lascia stare, sono di licenza, smette di parlare della madre, che lei poi sta male. Non ci fa interagire con niente. Perché la madre non c'è più. La madre è morta. Il padre c'è. Il padre c'è, però la madre non c'è più. Però nel film uno di quelli che non c'era più. Vabbè, dove ci chiamano non c'è più. 30 anni. Ok ragazzi, purtroppo noi ci fermiamo qui perché dobbiamo capire come andare avanti. Vi ringraziamo per essere stati con noi, scusate per questa puntata un po' così strana. Ok, nella prossima adesso nella prossima con le nostre menti troveremo la soluzione. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, Ivan Marshall, seguite Dave. Grazie a tutti, un saluto da Ivan Marshall. Ciao! Ciao ragazzi!